Gli ultimi dati sulla crescita e sul mercato del lavoro mostrano un'economia americana in salute. In questo, quindi, una negazione di quelli che sono stati i timori di mercato espressi più volte durante l'estate di una possibilità di recessione. Una crescita economica che si mantiene al di sopra del potenziale, ma attesa in moderazione, un trend disinflazionistico che deve continuare ancora nei prossimi mesi, permetteranno quindi alla Banca Centrale Americana un'ordinato riduzione dei tassi di interesse verso un livello di neutralità, ovvero né di stimolo né di compressione dell'economia. Anche per l'Eurozona abbiamo una situazione di questo tipo. Infatti la crescita economica e l'inflazione hanno un trend simile e sono molto vicini a quello che è il nostro scenario di riferimento. Quindi riteniamo che le aspettative che correntemente i mercati finanziari prezzano sulla condotta delle banche centrali, sia quella americana che sia quella europea, siano fondamentalmente corrette. Ne consegue che anche i livelli dei tassi di interesse a lunga e dei tassi di cambio siano vicini a quello che è il nostro scenario di riferimento e a degli ipotetici fair value determinati dai fondamentali. Dall'altro campo del mondo, in Cina sono successe parecchie cose nelle ultime settimane. I policy maker dell'importante paese asiatico sembrano essere usciti da quella fase di torpore che si sono autoimposti, varando una manovra di sostegno all'economia decisamente significativa. La prima gamba di questa manovra è stato uno stimolo monetario decisamente al di sopra delle attese che ha sorpreso analisti e mercati finanziari. La seconda gamba che ci si attende, che deve ancora essere varata e esplicitata nei dettagli, è un significativo contributo della politica fiscale. Al momento non abbiamo ancora indicazioni su quale sarà l'entità di questa manovra. Le aspettative di mercato sono ben posizionate, però occorre una conferma da parte dei policy maker cinesi dell'effettiva volontà di risolvere i problemi anche strutturali che gravano su questa economia. Dal punto di vista degli investimenti, riteniamo sia più ragionevole attendere il dispiegamento di questa manovra, avere una completa visione di cosa intendono fare i policy maker cinesi prima di mutare l'atteggiamento più in termini più positivi verso le asset class di questo paese e quindi tramutare in una proposta di investimento più duratura il tema Cina rispetto ad un trade di breve periodo come si sta configurando in questa fase.